sì, certo. Allora, vabbè, mi presento, io sono Angela Caccia, lavoro in Ratti, che è un'azienda tessile che è a Guanzate, in provincia di Como, e fondamentalmente io mi occupo di risorse umane, lavoro nell'ambito di produzione di risorse umane, seguendo soprattutto tutta la parte di selezione, formazione e sviluppo. È dal 2003 che lavoro lì e fin dall'inizio, dico, questa è un'azienda che ha sempre investito tanto sui giovani, sulla formazione, quindi viene a dire che per fortuna parlando di attività e prima di tutto di responsabilità sociale è un'azienda che l'ha sempre fatto, non è una cosa degli ultimi anni, però sicuramente negli ultimi anni le cose sono cambiate e siamo andati anche noi verso un'attenzione sempre maggiore al di là dei nostri dipendenti, ma anche verso l'ambiente. Abbiamo deciso di prendere le varie certificazioni che oggi sono presenti relativamente appunto alla ISO 14001 sull'ambiente e la SA 8000 che è proprio quella relativamente alla responsabilità sociale. Questo prima di tutto io dico perché l'azienda ci crede, non voglio che venga passata proprio una logica marketing, ma è vero, cioè l'azienda ha investito tantissimo in questi anni su tutta una serie di attività e di investimenti per l'ambiente, ma poi anche per e poi vabbè, è anche vero che è un'azienda che fa profitto e ha investito appunto il modo di spendere tanti soldi per riconvertire impianti industriali che hanno permesso anche un vantaggio economico, quindi confermo che è vero che non siamo una onlus, ma siamo un'azienda che fa profitto e da questa sostenibilità ambientale, sociale c'è anche una sostenibilità economica e anche comunque un vantaggio competitivo. Vantaggio competitivo anche per i nostri clienti stessi, che quindi ci riconoscono e oggi forse se devono scegliere dove andare magari stanno attenti anche a tutte queste cose, quindi ci scelgono proprio come partner. Io sono appunto dell'ambito risorse umane, quindi mi viene voglia di raccontarvi, poi magari se c'è interesse, se qualsiasi domanda, tutte le attività che abbiamo fatto all'interno dell'azienda sono tante. Dai pannelli fotovoltaici, se vogliamo stare sulla parte ambientale, abbiamo rivisto l'acquedotto per il riciclo delle acque, abbiamo fatto tutta una serie di investimenti veramente importanti sulla parte ambientale, abbiamo speso anche 20 milioni di euro di fatturato proprio su questi investimenti. Però per me la parte più significativa invece è quella che abbiamo fatto proprio con i dipendenti. In prima battuta, proprio nel 2011, abbiamo iniziato a fare proprio un coinvolgimento dei dipendenti, quindi torno forse un po' a quello che si diceva, vero? Se prima di tutto si coinvolgono i dipendenti, si riesce ad avere veramente anche idee su che cosa fare e come continuare a portarle avanti, e secondo me si fidelizzano anche maggiormente le persone, sono anche più contente. È partito nel 2011 appunto questo progetto sulla sostenibilità. E abbiamo chiesto a tutti, dall'amministratore delegato che è stata la prima persona a portare avanti questa iniziativa, quindi il commitment è molto importante, deve essere molto forte all'interno dell'azienda per portare avanti queste idee, a chiunque all'interno dell'azienda di portarci delle idee su come si poteva ridurre l'impatto ambientale oppure quali potevano essere i passaggi sull'aspetto anche sociale all'interno dell'azienda. E da lì tante idee sono nate proprio dai dipendenti e poi abbiamo cercato di realizzarle, non tutte le abbiamo potute realizzare, però alcune cose sono state portate avanti. Un esempio forse banalissimo, ma secondo me importante, noi abbiamo una mensa aziendale, quindi un servizio che già diamo ai dipendenti, tra l'altro dove stiamo sempre più attenti, fare in modo che sia confortevole proprio per tutti. Avevamo la distribuzione delle bottigliette d'acqua di plastica, perché ognuno prendeva la propria bottiglietta, era compresa nel vaso. A qualcuno, a un dipendente, è venuto in mente di dire: ma perché non sostituiamo le bottigliette, che per noi siamo 500 dipendenti all'interno dell'azienda, tutti i giorni è comunque lo spreco, perché poi dopo la fine la bottiglietta di plastica viene, una volta che è consumato, viene buttata via, e abbiamo messo dei dispenser d'acqua, quindi una banalità, però non ci avevamo pensato, dispenser d'acqua e delle caraffe, dove oggi i dipendenti prendono l'acqua, la lasciano sul tavolo e così via. Questa è anche un risparmio economico, dico la verità, perché effettivamente il costo esatto che c'era all'interno del pasto comprendeva anche la bottiglietta, questa cosa è stato un vantaggio, però l'azienda che qui non ha voluto poi ottenere uno sconto dal fornitore, cioè l'ha ottenuto ma in realtà l'ha reinvestito nella qualità del servizio, cioè ha chiesto un aumento del miglioramento del servizio. Quindi questa è una banalità, ma solo per dire una cosa che è partita, proprio un'idea che è partita da un dipendente e è stata poi applicata all'interno dell'azienda. Piuttosto che
beh, poi anche cose un po' più ludiche, abbiamo messo il ping pong piuttosto che un'area al calcetto dove possono i dipendenti in pausa pranzo piuttosto che fuori dall'orario di lavoro giocare. Io all'inizio ho detto, ah dottore, si chiama dottor Tamborini, il nostro amministratore delegato, ci siamo sempre là, io e Teresa, che si occupa anche lei di comunicazione, a proporre idee. Ho detto, dottore, però non organizziamo tornei, cose un po', E lui ha detto, vedrò che nascono da sole, lasci stare, effettivamente adesso ci sono dei tornei e le persone si parlano anche fuori dall'orario di lavoro, si ritrovano e condividono, poi abbiamo scoperto che qualcuno fa anche delle riunioni, quindi siamo anche contenti perché poi si porta avanti anche gli aspetti lavorativi. Poi invece ecco, sempre anche sulla mensa, il cibo che viene avanzato viene dato, non dai piatti, ma quello che non viene utilizzato nella giornata e che sarebbe, si dovrebbe purtroppo buttare via, invece viene dato alle mense, a siti cibo, eccetera, per anche evitare lo spreco. Poi aspettate, io non ricordo neanche più, abbiamo fatto anche delle giornate di banco alimentare, quindi la raccolta che vengono fatte nei vari supermercati, l'abbiamo portata anche all'interno dell'azienda. Un'altra attività che abbiamo appena iniziato a fare è un po' il chilometro zero. C'è una fattoria a Guanzate, una fattoria sociale a Guanzate, e abbiamo fatto la vendita del mercato di prodotti agricoli, quindi da frutta, verdura, adesso ci porteranno più formaggio, mi hanno detto, perché è stato un gran successo, cioè i dipendenti alcune e mezza il turnista staccava, faceva la spesa e andava a casa. E abbiamo veramente aiutato il territorio, perché è una fattoria di Guanzate, e stiamo cercando appunto di collaborare anche un po' con il discorso chilometro zero. Poi la lavanderia, cioè veramente ne stiamo, non voglio fare quella che abbiamo fatto perché ci sarà tantissimo da fare, forse sono solo piccole cose, però stiamo cercando di fare tanto, ma soprattutto di portare, ecco, la cosa che a me interessa di più è soprattutto portare questa cultura, quindi dico, la separazione dei rifiuti, quella è naturale, io la do per scontata, però io mi occupo di selezione, una cosa che mi rendo sempre più conto è che i giovani, soprattutto quando vengono a fare colloqui da noi, una prima cosa mi chiedono o hanno letto sul sito, hanno visto che è un'azienda attenta all'ambiente, appunto alla responsabilità sociale, eccetera. E quindi questo secondo me è anche un vantaggio competitivo rispetto proprio per essere scelti, perché oggi è vero, forse c'è tanta disoccupazione, ma non è così. Infatti era appunto parlato dei clienti. Come è cambiato nel tempo la richiesta dei clienti di avere sostenibilità, di avere determinate certificazioni, di avere anche dei progetti? È cambiato quindi adesso proprio un requisito che posizioni in maniera più alta sul mercato? Sì, assolutamente sì. Oggi i clienti ci ricercano e secondo me è anche una scelta anche competitiva, quindi è un vantaggio anche competitivo per l'azienda, e proprio su tutte queste certificazioni. Io mi ricordo che appunto passavamo, mi arrivavano sempre i questionari in ufficio a dire quanti bambini hai che lavorano, quanti, non so, quanti sfruttano, cioè domande che per noi dici vabbè assurde perché ovviamente rispetti già la legge, però in realtà lavorando con i grandi gruppi, la Comprado, Witoff, Ferragamo, eccetera, loro hanno fornitori in tutto il mondo e stanno veramente attenti a queste dinamiche. Poi vabbè, ci viene anche fatto anche da altre, vabbè, lasciamo. Però sempre di più avevamo queste richieste. Quindi oggi noi abbiamo detto, ma non ci, cioè, c'è un'attenzione appunto al dipendente, ci sono tutte queste attività relativamente rivolte all'ambiente, rivolte alle persone, quindi abbiamo deciso di intraprendere poi il discorso delle certificazioni. È stato un passaggio veramente naturale, perché poi ci siamo resi conto che veramente le facevamo già tante cose, e io credo, ma me lo confermano i commerciali, che oggi è anche un vantaggio competitivo rispetto magari ad altri partner. Volevo aggiungere due cose di questa azienda che sì, conoscevo di fama, ma sono andata a guardare il sito, è bellissimo tra l'altro, perché mi occupo di comunicazione, quindi conta anche, ecco. E sono rimasta molto stupita perché ho visto, avete fatto il primo report, sì, esatto, ecco avete, sì. Ma perché ci sono delle aziende che dicono, ma io ho fatto il report ambientale, il report sociale, come se quello lì fosse quello l'agire sostenibile, ma quello è niente, nel senso che
Che cosa ci scrivi nel report se non hai fatto il percorso di aggiornamento, di formazione, di attenzione ai processi produttivi? Per cui diffidate da chi fa lo strumento finale senza preoccuparsi di far seriamente tutto quello che viene prima. Mi sembra di poter dire che il vostro, non l'ho visto, ha fatto molto bene. No, allora, su questo sapete, no, che si parla di greenwashing, no, per le aziende che fanno poco o niente, però con eccessiva enfasi raccontano di essere, ecco. Allora, chi usa la comunicazione ma dietro, quindi dice ma non ha fatto, no, non va bene, e oggi però con il web e con i social network viene smascherato in fretta perché non gli conviene. Ci sono però tante aziende che a mio parere dovrebbero comunicare di più. Perché? Non per autoreferenzialità, ma perché aiutano a crescere una cultura, contaminano positivamente gli altri, e quindi se anche in settori meno, diciamo, perché che la COP, no, comunichi la propria sostenibilità, vabbè, ci sembra quasi ovvio, no? Perché ha contatto direttamente con il consumatore, perché vabbè, è anche una cooperativa, per cui c'è anche. Però se cominciano anche le aziende manifatturiere di settori diversi a comunicare quello che fanno e a valorizzarlo, è una cosa assolutamente positiva. Per cui prima però bisogna fare, prima bisogna fare per comunicare. Quindi lui mi chiedeva se anche le piccole aziende possono farlo. Sì, volevo prima fare una domanda molto semplice. Per rispetto all'industria 4.0, come è situata la vostra sorpresa? Allora, allora noi siamo, l'industria adesso è l'industria più antica del mondo, no? Perché veramente è proprio più antica, io non volevo dire vecchia, ma proprio, ecco, diciamo antica. Quindi su questo aspetto noi abbiamo ancora tutte le tecnologie tradizionali di stampa, di tessitura, eccetera, che sono pronte in plus. Quindi io quando l'ho ascoltata dicevo, bah, però a volte non ci scelgono ancora perché stampiamo ancora tradizionalmente, eccetera. È vero che il digitale, che è esploso anche nel nostro settore, quando sono entrata in azienda avevamo 4 macchine digitali, oggi ne abbiamo 10 ed è un reparto produttivo. Abbiamo dovuto riconvertire un po' gli stampatori tradizionali in stampatori digitali, facendo della formazione sull'utilizzo delle macchine, eccetera. Quindi c'è stato, cioè vanno di pari passo secondo me. È vero che da noi c'è ancora molta artigianalità, perché ancora ci viene riconosciuto anche il valore e la competenza dello stampatore che sa controllare il quadro, come mettere il colore, come mettere la racla, cioè tutte queste attività veramente molto manuali, però è vero che non ci si può fermare all'industria 4.0 in generale. Stiamo cercando di andare avanti da questo punto di vista. Quando andiamo a cercare anche dei fornitori che ci supportino un po' per migliorare il processo produttivo, abbiamo un po' delle difficoltà, quindi è vero che forse in Italia siamo ancora un po' indietro su questo aspetto, perché poi dopo ti manca quell'aspetto, quindi devi veramente investire tu con il fornitore su come costruire aspetti di digitalizzazione per il nostro processo produttivo, che è molto tradizionale, chiamiamolo così. Artigianale, esatto. Che opera sul mercato. Che opera, esatto, sì, sicuramente sul mercato. Quindi noi abbiamo un po' entrambi gli aspetti, quindi sì. Innanzitutto grazie. Ancora testimonianza diversa ma altrettanto interessante, quindi Marcello Petali, Spazio Anagramma, che se non erro hanno preparato l'aperitivo per noi, quindi grazie a te. Spero che sia buono, sì, assolutamente. Tutto quello che dirò dipende dall'aperitivo.